Sento il bisogno di intervenire questa sera a seguito dei fatti avvenuti in occasione dell'intervento effettuato dalle Iene, che tanta eco ha avuto e continua ad avere non soltanto in ambito cittadino, a tutela del prestigio del consesso civico che ho l'onore di presiedere, della dignità mia personale e di tutti i consiglieri che ne fanno parte. Appare necessario pertanto puntualizzare alcune cose senza possibilità di equivoci. Innanzitutto voglio stigmatizzare il comportamento fuori da ogni logica del consigliere La Croce quella sera. Lei, consigliere, ha dato un pessimo esempio di come si dovrebbe comportare un consigliere comunale e del ruolo che è chiamato a svolgere. Lei, in preda a una giustificata alterazione emotiva, ha assunto un atteggiamento sconsiderato, svolgendo compiti che non sono suoi. È il Presidente, infatti, che ha la responsabilità di quello che avviene in quest'Aula, di concedere o meno l'ingresso ad estranei o regolamentarne la partecipazione. Se fosse stato o meno legittimo che gli inviati delle Iene potessero entrare all'interno dell'Aula e di come avrebbero potuto svolgere il loro lavoro, era compito esclusivamente mio. Lei invece ha ritenuto di assurgersi a difensore della città e del Consiglio Comunale, pensando che vi fosse in atto un'aggressione da parte di un organo di informazione, sbagliando profanamente. Non è necessario aggiungere ulteriori considerazioni, ma i suoi comportamenti meritano di essere in questa sede effettivamente censurati. Ed anche a lei, consigliere, buon signore. Non è stato certamente da me. Il suo comportamento è stato provocatorio e responsabile, e non merita ulteriori commenti, se non quello che ha dato all'Italia intera una visione completamente distorta del Consiglio Comunale, che è composta da persone per bene, sia pure con i limiti che io stesso ho dimostrato, ma sempre garante però della correttezza, del buonsenso, del rispetto delle regole e della compostezza. Insieme al Consiglio della Croce avete cercato di impedire quello che era un sacrosanto diritto di un metodo di informazione e di inchiesta, in cui modi si possono condividere o meno. Infatti, sapere come mai il consigliere Giambalvo possa sedere fra questi scranni dopo quello che ha detto e riportato sul giornale è un atto sacrosanto, affinché i cittadini sappiano che lo si rappresenta. Ed è una pagina di giornalismo che può a talune apparire a tratti eccessivamente invadente, ma che costituisce il sale della corretta e sana informazione di uno Stato democratico, è una risorsa insopprimibile per i cittadini di conoscere la verità. Entrambe avete in egual misura contribuito non poco, creando un'atmosfera piena di tensione e confusione, a far sì che anche io ne venissi composto, con un'esternazione ripresa puntualmente e giustamente dagli inviati alla trasmissione, che non ho difficoltà a definire a dir poco inopportuno. Il riferimento infatti al Parlamento è stato del tutto riguardoso e fuori luogo. Di ciò mi dolgo e me ne assumo tutta la responsabilità. Porgo pertanto nella qualità pubblicamente scusa agli autori e agli inviati delle Iene che sono venuti qui a Castelvetrano per quello che è successo, invitandoli formalmente a ritornare quando lo vorranno per svolgere serenamente il loro lavoro, magari mettendo in risalto anche l'eccellenza e la bellezza di cui la città è. Dopo questa doverosa premessa resta ad affrontare l'altra non meno importante questione. Al consigliere Giambalvo, anche se è assente, sperando che arrivino le mie parole, dico: è bene che lei sappia che la sua presenza in Consiglio Comunale desta preoccupazione, forte perplessità e remore nei consiglieri comunali, e si pone in assoluta incompatibilità con i principi etici e morali che sono patrimonio comune della mia persona e dell'intero Consiglio Comunale. Riconosco senza difficoltà alcuna, a scanso di equivoci e per onestà intellettuale, che è stato legittimamente reintegrato con provvedimento prefettizio a seguito della sentenza di assoluzione, che non ha riscontrato responsabilità penale a suo carico e nessuna questione sul punto né osservazione in merito mi permetto di fare, rispettoso delle leggi dello Stato, delle sentenze dei magistrati e delle prerogative che lo Stato affida agli organi di governo. Ma come Presidente di questo Consiglio Comunale e come libero cittadino di Castelvetrano sento di manifestare
la mia siderale distanza con il consigliere Giambau per le frasi riportate da mezzo informazione oggetto delle intercettazioni. A lui riferite e mai seccamente smentite, essendo sicuro di interpretare in questo momento il pensiero dell'intero consiglio. Quelle frasi sono inaccettabili e pongono un muro invalicabile di ordine morale ed etico fra me e lui, e contemporaneamente pongono un non minore e inscindibile problema di ordine pubblico che riguarda la sua presenza in consiglio. Atteso che in quest'aula siedono persone per bene che non si segnerebbero mai di dire le cose che ha detto. Allora una domanda, qualche domanda la voglio fare al consigliere Giambau. Secondo lei, consigliere Giambau, adesso questi consiglieri dovrebbero condividere con lei battaglie contro la legalità e la mafia sedendole vicino? Quale credibilità avrebbe? Nessuno. Si rende conto di questo? Il consigliere Giambalvo continua a rilasciare a destra e manca dichiarazioni offensive nei confronti dei suoi colleghi consiglieri, dimenticando che loro sono stati eletti, mentre lui siede su questi scranni non essendo lo Stato, ed è solo attraverso un gioco di potere e convenienza politica molto astuta, a parer mio di basso profilo, che in questo momento ha possibilità di sedere in questo consiglio. La presenza in quest'aula del consigliere Giambalvo lede l'onore e il prestigio dell'intero consiglio comunale di Castelvetrano. E lo invito pertanto a trarne le dovute conseguenze e porre fine a questo gioco a dir poco inquietante e imbarazzante per l'intero consiglio. Per me che lo presiedo, e consentitemi, non per ultimo, anche per me. Aspetto l'intervento degli altri consiglieri. Prego, consigliere. Signor Presidente, signori consiglieri, signori assessori, signor Sindaco, è invalso da qualche tempo l'uso di confrontarsi e dibattere temi politici e amministrativi riguardanti la gestione di questo comune attraverso i blog cittadini piuttosto che in quest'aula a tavolo deputato. Non volendo cedere alla tentazione, ho aspettato la prima occasione per leggervi la dichiarazione che do al segretario perché venga allegata al verbale. Ritengo che la qualità tra le più apprezzabili di un uomo e soprattutto di chi ricopre un incarico di tipo elettivo sia sicuramente la disponibilità all'autocritica, la forma più alta di rispetto di se stessi e ammettere i propri errori e farne ammenda. Con umiltà dunque, ma senza umiliazione, scevro da qualsivoglia calcolo politico e di opportunità, voglio scusarmi per la reazione sopra le righe, per la spiacevole situazione che ho contribuito a creare, per essere caduto nella trappola artatamente tesa dalla troupe delle Iene in occasione dell'irruzione prepotente e irrispettosa in quest'aula. È chiaro che più che la notizia in quell'occasione si perseguisse la spettacolarizzazione di un tema che merita sicuramente ben altra trattazione e approfondimento, mortificando in tal modo la verità e senza alcun contributo alla soluzione dei problemi. Affermo con forza che al di là del giudizio su chi le rappresenta di tempo in tempo, le istituzioni sono un caposaldo della nostra democrazia e a nessuno è consentito di ridicolizzarle. Dalle immagini artatamente montate e commentate è passata la sensazione netta che il mio intervento mirasse a proteggere ed evitare in qualche modo che fosse intervistato il consigliere Giambau. Orbene, non essendomi davvero reso conto nell'immediato di quello che stesse accadendo, la mia reazione era volta esclusivamente a salvaguardare la dignità e il decoro di quest'aula consiliare rispetto ad un'invasione illegale, volgare, violenta e provocatoria. Tutti siamo e eravamo disponibili a discutere, a essere intervistati nei luoghi fuori di quest'aula, dentro quest'aula, nella parte di Fabio, nessuno sarebbe sottratto, tantomeno io.
Nessuna indulgenza, dunque, o difesa della casta, se così possiamo esprimerci. Nessuna difesa d'ufficio della mafia o del malaffare. Del resto, chi mi conosce anche appena o avesse voglia di approfondire la mia storia e quella della mia famiglia tutta, non avrebbe dubbi, consentitemi, sulla mia buona fede e integrità morale. Mi dichiaro senza tema di smentita un uomo libero e di buoni costumi e non consento a nessuno di darmi lezioni morali. Criticabile assolutamente per tutto quello che io metto in essere, criticabile per le mie idee, non accetto lezioni di moralità da parte di nessuno. Non sono io un politico di lungo corso, non mi aspetto, non ho chiesto, non ho ottenuto favori e prebende per il mio ruolo di consigliere comunale, che ho cercato di assolvere con impegno e serietà. È fin troppo chiaro che in questo momento la nostra città, già fin troppo martoriata ed umiliata per aver dato il tale ad un boss mafioso, sta subendo un forsennato attacco mediatico volto a rappresentarla quale una nuova Gomorra e quindi da distruggere, costi quel che costi. Certo, siamo i primi ad affermare che la mafia va combattuta con fatti concreti e meno parole. Va dibattuto il problema, non sottaciuto. Sono altresì convinto che la stragrande maggioranza dei castelvetranesi è gente onesta e laboriosa, che combatte la battaglia contro il fenomeno malavitoso tutti i giorni, testimoniandolo nella propria famiglia, nel lavoro e nella vita sociale. A prescindere dai pochi depositari della verità assoluta, dai professionisti tuttologi commentatori dei blog e dei social network, dai dispensatori di patenti di moralità, dagli sfascisti a tutti i costi, quello che mi preoccupa maggiormente è che molti nostri concittadini, in perfetta buona fede, sono anch'essi caduti nella trappola tesa da chi vuole umiliare una comunità fondamentalmente sana, qual è la nostra, sostenendo la logica del tanto peggio, tanto meglio. A questi si aggiungono coloro che in modo squallido cavalcano la tigre, contribuendo ad alimentare la macchina del fango contro la nostra città per squallidi, inconfessati, inconfessabili fini politici, con la più minuscola naturalmente, ed elettorali. Il quadro che ne deriva è devastante. Detto questo, altro è ragionare sulla legittimità morale della presenza tra gli scranni di quest'Aula del consigliere Giambalvo, pur assolto in primo grado per non aver commesso il fatto. Pur riconoscendo, fino a prova contraria, l'irrilevanza penale delle accuse mossegli, nel condannarne duramente le gravissime affermazioni, rivolgo un accorato appello allo stesso, perché non si presti ad essere strumento di chi sta usando la sua vicenda per fini diversi da quelli dichiarati a danno della città. Con responsabilità e senso civico, per il rispetto che deve a se stesso, ai propri familiari, alle istituzioni e alla comunità intera, ammettendo i propri errori, con dignità si dimetta da questo consiglio comunale, affermando le sue ragioni o lo ritenesse in altri e più consoni ambiti. Certo è che noi consiglieri tutti, nessuno escluso, prenderemo atto delle sue decisioni nell'immediato, riservandoci di adottare tutte le azioni che riterremo utili al mantenimento del buon nome della nostra città. Faremo bene a dimetterci, sindaco e consiglieri? Disposto a farlo anche domani, ma davvero? Dubito, pronto a ricredermi, che affidare la città a un commissario contribuisca a migliorarla. Ritengo che possa seriamente danneggiarla e temo che possa alla fine passare l'idea di un consiglio comunale sciolto per infiltrazioni mafiose, la qual cosa è destituita da ogni fondamento, contribuendo a dare un'immagine rovinosa della nostra comunità, già oltremodo e ingiustamente mortificata. Grazie. Ministro, intervenire il consigliere, buon signore, nella facoltà. Grazie Presidente, signor consigliere, signor sindaco. Adesso
Devo dire che in 14 anni di legislatura è la prima volta che mi trovo in imbarazzo. Tra l'altro non ho neanche voce, ma non per questo motivo, per un'influenza che mi ha colpito e mi ha tenuto per giorni. Però questa sera, essendo stato già chiamato in causa, poi tra l'altro io mi ritengo un protagonista di una vicenda spiacevole che è accaduta all'interno di questo massimo consesso civico. Anche io ho un documento, per la verità volevo prima fare un piccolo intervento, una piccola premessa, però leggo il documento e poi non lo fa della voce ne accompagno, però le dovute considerazioni. Anche io credo, Presidente, ma ci sento il dovere. Ancora io, egregio Presidente, mi sento in dovere di intervenire, poiché il peso e la responsabilità di quanto è accaduto in Consiglio Comunale il 15 febbraio, in occasione della visita degli inviati della nota trasmissione Le Iene, mi trova protagonista. Devo fare ammenda e porgere le mie scuse a lei, signor Presidente, a questo massimo consenso civico e a tutta la cittadinanza, poiché involontariamente ho dato un cattivo esempio con un comportamento sicuramente censurabile che è andato al di là di quella che era la mia volontà. La mia volontà era quella di rasserenare gli animi, di far ritornare la calma all'interno di quest'aula, perché il Consiglio non era ancora iniziato, ma purtroppo anche io ho trasceso in quello che un consigliere comunale non dovrebbe assolutamente fare. Al di là di quella che era la mia volontà, quella del generale Legnani, che si erano immotivatamente e ingiustificatamente agitati. Riportare tranquillità all'interno del consiglio. Il mio è stato un comportamento criticabile e criticato da tantissimi e anche da me stesso, ma assolutamente non aggressivo. Non era mia intenzione impedire o ostacolare agli inviati della famosa trasmissione nel servizio di pubblica informazione cercando di poter dialogare con loro civilmente. Ho esagerato, me ne assumo le responsabilità. Io ho sempre avuto un coraggio delle mie azioni. Siamo in pochi ad avere il coraggio delle proprie azioni. So anche chiedere scusa, come sto facendo stasera, alla cittadinanza, al sindaco, al Presidente del Consiglio, alle Iene e a tutti. Vi assicuro comunque che se io non mi fossi trovato in questo clima avrei agito in maniera totalmente diversa. L'è fatto, punto di vista. L'è fatto, l'effetto è stato di segno opposto, ma me ne sono reso conto quando era troppo tardi. Vorrei stasera fare, oltre le scuse, anche un invito alle Iene e agli invitati. Se loro dovessero ritornare a Castelvetrano, io sono sicuro che verranno trattati in maniera completamente diversa, con l'ospitalità che da sempre ci contraddistingue in tutto il mondo. Consigliere Giambano, qui sorge il vero problema. Lui stasera non c'è, ma io quello che devo dire lo dico. La sua presenza ha creato un clima di esasperazione ed io ho tentato di evitare quella sera che venisse divulgata in tutta Italia un'immagine del Consiglio Comunale e di Castelvetrano errata e distorta. Comunque sicuramente ho fatto un intervento pacifico, forse inopportuno. Consigliere Giambani, io le invito a riflettere, moltissimo. È bene che lei sappia che al di là della sua assoluzione in sede giudiziaria, nel riguardo della quale ho la mia massima, io ho piena fiducia nella magistratura, però c'è una cosa molto più seria che va oltre la sua assoluzione, che è quella di un problema politico morale. Quelle intercettazioni che vengono conosciute
grazie ai media in tutta Italia, sono assolutamente inconciliabili con la carica che lei ricopre e rende evidente ed incolmabile la distanza che queste frasi pongono tra noi, tra me e lei. Dichiarazioni mai smentite, tra l'altro, e inaccettabili, condannabili, senza sì, ma perché, ma per quando, ma per quanto. Assolutamente condannabili. Allora, queste dichiarazioni, anche lei, consigliere Giambatti, non trovano ingresso all'interno di questo massimo contenzioso. Mi auguro che si faccia un esame di coscienza e che la sua presenza pesante, imbarazzante, tutto quello che vogliamo, pone un problema che non è giuridico, quello che ho detto poc'anzi, ma è molto più importante, è un problema politico-morale. Noi siamo amministratori eletti con la fiducia di chi ci ha votato. Non possiamo tradire questa fiducia. La invito ad assumere e a trarne le conseguenze e le ribadisco categoricamente che la mia presenza all'interno di quest'Aula è totalmente opposta alla sua, incompatibile con la sua. Due parole soltanto, se me lo consente, anche se la voce è andata. La sera del 21 febbraio la vera colpa che ho è quella che il Consiglio Comunale arrivo sempre puntuale e spesso mi trovavo qua, ho sentito, sono state lui. Allora, ho cercato di sedare gli anni. Per chi attentamente ha visto la trasmissione televisiva, si è reso conto che io, che tra l'altro sono un pacifista per natura, non avevo alcun atteggiamento bellicoso nei riguardi di queste persone, che tra l'altro seguo le Iene fin dalla prima puntata che loro hanno fatto su me. E li seguo, li ho seguiti anche domenica e continuerò a seguirli sempre. Perché parliamoci chiaro, è una trasmissione molto importante. È una trasmissione che la mafie, malaffare, finti medici, finti professionisti, ha smascherato migliaia e migliaia di casi in Italia. Quindi di un'utilità importantissima. Per quanto riguarda... Io, vedete, qualche giorno fa... fatto il compleanno e mi trovavo all'interno di un supermercato e ho trovato una persona distinta che conosco di vista e mi ha fatto forse il regalo più bello che io ho ricevuto in tutta la mia vita. Mi ha detto: buon signore, buon signore, non so come, lei non ha difeso niente a nessuno, lei ha difeso la sua città e di questo io ne sono fiero. Mi presento di te. Grazie.